Il mezzo fiasco infrasettimanale col Falanino Real Montecchio ha lasciato un po' di malumore nella truppa casolana, costretta a questo punto a cercare il massimo della posta in palio dai due impegni consecutivi davanti al proprio pubblico. L'11 di Logarzo, che non può permettersi eccessive distrazioni per non essere risucchiato nel pericoloso mulinello della bassa classifica, è obbligato ad affrontare due squadre che vivono uno strepitoso momento di forma, ad iniziare dal Luco Canistro, avversario odierno che si trova nelle stesse condizioni di classifica dei padroni di casa, ma dopo l'ottimo mercato di riparazione non ha nulla da invidiare alle formazioni altolocate. Se a questo aggiungiamo la presenza in campo del bomber leccese, vero spauracchio per le difese avversarie, è naturale per il caso di affrontare l'impegno odierno con le dovute cautele del caso. In casa giallo-blu potrebbero pesare più del dovuto le assenze degli squalificati Cordisco e Giusti, mentre nei rovetani torna l'ex Priore per la seconda volta d'avversario in questa stagione, essendo arrivato sull'Aventino anche nel girone d'andata con la casacca del Campobasso. La vittoria del Casoli manca dal declinare del girone d'andata e le premesse per invertire il trend negativo sono immediate. Al 12esimo infatti Morga vince il duello col diretto controllore e da posizione leggermente defilata gonfia la porta di Fontanarosa. Il fulmineo vantaggio giallo-blu viene legittimato dall'insidioso diagonale di Rodia, che costringe l'estremo ospite ad una provvidenziale sbanacciata sul fondo. I ragazzi di Odice si affacciano dalle parti di Trepak soltanto al 22esimo, quando l'estremo ungherese sventa con i pugni un insidioso spiovente di corsi. È il preludio al pareggio griffato dall'esperto difensore Marinilli, che dalla media distanza approfitta al meglio di un calcio dalla bandierina e sorprende la retroguardia di casa con una micidiale mezza girata da perfetto attaccante. Dopo la parentesi canistrare, il caso ritorna in cattedra allo scoccare della mezz'ora con la buona iniziativa di Antignani, che dal limite impegna a terra Fontanarosa. Buono lo spunto di Rodi al 34esimo, pessima la sua conclusione a rete. Al 38esimo arrivano i primi reclami e sono di matrice rovetana, con l'intervento in tandem di Piccirillo e Zerillo sul pallone che anticipano D'Andrea. Gli ospiti chiedono il penalty, ma il signor Strocchia di Nola è di diversa opinione. La ripresa si apre con il tentativo di incornata di Zerillo, che prova a sorprendere Fontanarosa, ma ha il solo effetto di rimediare un cartellino giallo per gioco falloso sul portiere. Il bomber leccese in evidente giornata no, è il brutto sosia di se stesso e prova soltanto al decimo con una iniziativa dal limite tutt'altro che veleitaria. Al 14esimo il Casoli a chiedere il penalty per un presunto tocco di mano in aria dello stesso leccese, ma anche in questo frangente il signor Strocchia lascia proseguire. Gli animi in campo si surriscaldano e a farne le spese sono Zerillo e Zazzara, rei di reciproche scorrettezze. Il canistro rimane in 9 al 29esimo quando D'Andrea, che commette fallo da ultimo uomo, è costretto a stendere Morga lanciato a rete. Decisione inappuntabile del signor Strocchia, che estrae il rosso all'indirizzo del 5 in casacca rossa e indica il dischetto. Dagli 11 metri Partipilo riporta in vantaggio i suoi per il 2-1 che alla fine risulterà determinante. Il Casoli potrebbe triplicare poco dopo, ma è il palo che nega la gioia del gol a Rodia. Allo scoccare del 90esimo l'ultimo in utile acuto canistraro con la battuta a rete del neoentrato Pozzebon, che permette a Trepak di esibirsi in un elegante intervento plastico.